Sul canale trovate già la spiegazione del punto fantasia. In questo invece vi vado a spiegare la costruzione di un pannello già con i bordi laterali sotto e sopra, che poi sarà parte integrante di un lavoro che sto facendo. Andremo ad avviare una catenella dispari multipla di 3. Per il mio campione vado ad avviare 15 catenelle, quindi lavoro il cappietto iniziale e le mie 15 catenelle. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il primo giro lo andremo a lavorare a punto alto tunisi. Vado ad aggiungere 3 catenelle a quelle iniziali. 1, 2 e 3. Carico il filo e il primo punto lo andiamo ad estrarre sulla terza catenella a partire dall'uncinetto. Questa che abbiamo sull'uncinetto non la contiamo, quindi 1, 2 e 3. Entro nella terza catenella dopo che ho caricato il filo, estraggo, carico di nuovo e chiudo 2 gettati e continuo lavorando la maglia alta tunisi per tutte le catenelle che ho caricato. Quindi carico il filo, entro nella catenella successiva, estraggo, carico di nuovo e chiudo le 2 asoline. Completo il giro e poi il giro di scarico, che è quello classico, e partiamo con il secondo rigo che sarà l'introduzione del bordo a destra e a sinistra e per la parte centrale la lavorazione del punto fantasia. Ho caricato tutti i punti, vi faccio vedere anche il giro di scarico. Di questo punto trovate il tutorial sul canale. Carichiamo il filo. La prima solina la scarichiamo singolarmente, le restanti 2 alla volta. Quindi carico il filo e vado a scaricare le restanti asoline 2 alla volta. Anche del punto fantasia trovate la spiegazione sul canale. Questa è una variazione che ho fatto per un lavoro che sto facendo e in questa variazione andiamo ad introdurre al punto fantasia il bordo che poi mi servirà per andare a cucire i pezzi del mio lavoro. Ho finito di scaricare i punti, partiamo con il secondo giro che sarà quello che verrà lavorato per tutta la ripetizione del vostro progetto fino alla lunghezza che voi avete deciso. Quindi sui primi 3 punti iniziali andremo a continuare con la maglia alta tunisi. Per la parte centrale andremo ad introdurre il punto fantasia. E sulle ultime 3 maglie finali continueremo con la maglia alta classica. Per il primo punto lavoro una catenella, carico il filo, vado nel punto seguente nella barretta verticale, estraggo il mio filo, ricarico e chiudo le 2 asoline. Il punto di margine è considerato come prima maglia alta, questa è la seconda, andiamo a lavorare la terza. Carico il filo, entro nella asolina verticale successiva, estraggo il filo,
ricarico e chiudo due asoline per la mia maglia alta. Adesso continuiamo per la parte centrale con il punto fantasia. Solo per il primo punto andremo ad effettuare due gettati, quindi carico una volta, carico la seconda volta, saltiamo il punto successivo all'ultima maglia alta che abbiamo lavorato ed entriamo in quello seguente. Vado nella barretta verticale, estraggo il filo, carico di nuovo e chiudo una asolina. Vedete? Ci resteranno sul filo, sull'uncinetto, scusate, due gettati. Questo ci servirà per chiudere il punto nel giro di ritorno, mentre questo è lo spazio che abbiamo lasciato saltando il punto sottostante. E i due gettati vanno caricati soltanto per il primo spazio tra l'ultima maglia alta e il primo punto fantasia della riga, e come vedrete faremo la stessa cosa per l'ultimo punto fantasia della riga e la prima maglia alta finale, mentre per la parte centrale dovete lavorare con un solo gettato. Ve lo faccio vedere praticamente. Carico il filo, salto il punto seguente, vado in quello successivo, entro nella barretta verticale, estraggo il filo, carico di nuovo e chiudo una asolina. Vedete la differenza? Qui abbiamo due gettati, 1 e 2, mentre tra il primo e il secondo punto fantasia e quelli successivi avremo un gettato solo. Ve lo faccio rivedere. Carico il filo, salto il punto seguente, entro nella barretta verticale successiva, estraggo, carico di nuovo e chiudo una asolina. Carico il filo, salto un punto, vado in quello successivo, estraggo, ricarico e chiudo uno. Carico il filo, salto il punto, vado in quello successivo, estraggo, carico il filo e chiudo 1. Vedete che siamo arrivati alla fine della riga e abbiamo da lavorare ancora 1, 2, 3 punti più quello di margine. In questi ultimi 4 punti andremo a creare il bordo finale. Quindi tra l'ultimo punto che abbiamo appena lavorato e la prima maglia alta che andremo a lavorare, andiamo ad effettuare due gettati come abbiamo fatto per l'inizio. Quindi carico una volta, carico due volte, salto il punto che ho subito dopo l'ultimo punto fantasia, entro in questo successivo, estraggo, carico il filo e questa volta chiudo due asoline perché dobbiamo lavorare la maglia alta di fine riga. Vedete? Questa asolina che abbiamo sospesa è lo spazio che ci siamo presi saltando il punto sottostante. Carico il filo, vado nel punto successivo, estraggo, carico di nuovo e chiudo due asoline per la seconda maglia alta di fine riga. Carico di nuovo il filo, vado nel punto di margine prendendo tutte e due le asoline, estraggo il filo, carico e chiudo l'ultima maglia alta della riga e partiamo per il giro di scarico. Carico il filo, chiudo la prima asolina singolarmente, carico il filo, le restanti le vado a chiudere due alla volta, vedete?
Un poco di attenzione ci vuole nella lavorazione di preparazione di questo secondo giro. Tutti i giri che seguono sono ripetitivi. Ecco qui. Abbiamo lo spazio tra le prime tre maglie alte e il primo punto fantasia perché abbiamo saltato il punto e abbiamo lo spazio finale tra l'ultimo punto fantasia e le tre maglie alte finali. Vi faccio rivedere un altro giro e poi la lavorazione è ripetitiva. Ripartiamo con il terzo giro, una catenella, carichiamo il filo, entriamo nella asolina successiva a quella del punto di margine, estraiamo il nostro filo, carichiamo e chiudiamo due gettati. Due asoline per la seconda maglia alta, perché la prima, come vi dicevo, è costituita dal punto di margine. Carico di nuovo il filo, vado nel punto successivo, estraggo, ricarico e chiudo due. Dobbiamo lavorare adesso il punto fantasia e per il primo spazio diamo due gettati, uno e due. Abbiamo questi fili che vanno a formare asoline diverse. Noi entreremo in questa asolina di sinistra. Entro nell'asolina, estraggo il filo, carico e chiudo un gettato perché vado a lavorare adesso il punto fantasia per la parte centrale. Carico di nuovo, vado in questa asolina che è più verso sinistra, estraggo il filo, carico e chiudo una asolina. Carico il filo, entro nella verticale del punto seguente, estraggo, chiudo uno. Ricarico, vado nel punto successivo. Estraggo e chiudo uno. Carico il filo. Andiamo a lavorare l'ultimo punto fantasia della nostra terza riga. Estraggo, chiudo uno. E dobbiamo lavorare adesso lo spazio che c'è tra l'ultimo punto fantasia e le tre maglie alte. Come lo facciamo? Caricando due volte il filo. Vado nella barretta del primo punto alto di fine riga, estraggo, ricarico il filo e questa volta chiudo due asoline per la mia maglia alta. Carico il filo, vado nel punto seguente, estraggo, ricarico di nuovo, chiudo due asoline per la seconda maglia alta. Carico il filo, vado nel punto di margine. Vedete che qui abbiamo 1 e 2, che è la catenella che abbiamo dato per poter chiudere nel giro di ritorno. Noi entriamo infatti in questa, prendiamo tutte e due le asoline, estraiamo il filo, ricarichiamo e chiudiamo i due gettati per l'ultima maglia alta e partiamo con lo scarico. Carico il filo. Chiudo uno, carico il filo, chiudo due e continuo chiudendo due asoline fino ad esaurire i punti che ho sull'uncinetto. Fatto questo, ripartirete col quarto giro ripetendo quello appena lavorato. Ecco qui. Così è come vi si presenterà la lavorazione. Esercitatevi con la variazione del punto. Nel prossimo video vi farò
vedere il progetto completato con tutte le spiegazioni per poterlo eseguire. Intanto io vi saluto, vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto, lasciatemi un like e condividete. A presto!